Amici Telesmondiani, bentornati per questo nuovo video, la raccolta di coloro i quali in questi anni cercano di lottare contro il sistema e chi ha creato, ragazzi, movimenti politici, chi ha creato business proprio, chi ha creato piattaforme, chi naturalmente continua per intrattenere la gente e far sorridere la gente. Ragazzi, allora, vi presento più di 20 personaggi che in questi ultimi 3 anni, dall'inizio della pandemia, hanno intrattenuto il popolo italiano e continuano ancora a intrattenerlo. Vi presento subito tutti i personaggi, poi farò una classifica, diciamo, farò una classifica. Però una classifica, ragazzi, dei primi 10, perché sono più di 20 i personaggi che adesso vi andrò a presentare subito. Primo personaggio da prendere in considerazione in questa classifica, ragazzi, è Maurizio Sanna. Poi andremo a vedere, ragazzi, andremo a vedere gli ultimi video che hanno creato questi personaggi qui. Poi il generale Pappalardo, ragazzi, il nostro Pappalardo incluso nella classifica. Andremo a vedere l'ultimo video che ha pubblicato ieri. Poi l'ingegner Negri, siamo sulla sua piattaforma. Dobbiamo riprenderci questo stato. Ancora si deve riprendere lo stato. Poi Sandro Torella, direttamente da Via dei Colli Albani, ragazzi. Poi abbiamo Silver Nervuti. Silver Nervuti, vedremo le novità. Ma si può dire che fa sempre gli stessi video. Salutiamo Silvio. Poi Francesco Carbone. Andremo a vedere le novità di Carbone. Poi andremo a vedere, sempre dal canale di Carbone, vabbè, Montanari con la sua buffonata. Poi vedremo l'avvocato polacco che cosa ci dirà, che cosa sta facendo, che cosa sta combinando. Dentro la notizia, sempre con i soliti video, con i titoli accattivanti per fare clickbait e guadagnare soldi. Forza del popolo di Lillo Musso, che salutiamo. Poi BioBlu24, BioBlu, non mi piace più. Andremo a vedere che novità ci sono nella piattaforma di Messora, Radio Radio, il canale di tutti questi qui che fanno la controinformazione, però alla fine poi sono dei gatekeeper tutti quanti. Poi Toscano, che sembra, ragazzi, ingrassato di 20 kg, guardate da un po'. E poi Gianluigi Paragone, questo politico che sta seduto che fa sempre la controinformazione. Saria Cunial, nel canale di Red Ronnie, andremo a vedere pure Red Ronnie. Ragazzi, i personaggi sono tantissimi. Leonardo Leone, che fine ha fatto Leonardo Leone, che lottava durante la pandemia con tutte le sue interviste? Poi non poteva mancare qui il nostro Lambretta, che adesso parlo di bodybuilding, ragazzi. Dopo ci facciamo due risate con Lambretta. Il Greg che ritorna di nuovo su YouTube. E poi vediamo Franzoni, che l'hanno scarcerato. Andremo a leggere la notizia. Subito dopo Stefano Puzzer, ragazzi. Puzzer continua ancora a fare video, è entrato in politica. Dopodiché Luca Nali, e poi andremo a vedere le novità che ci sono nel canale di Zagami. Zagami adesso è in diretta. Vediamo un po'. Con le campane tibetane, scriviamo in diretta a Zagami. Ormai sta scatenato, ragazzi, sta scatenato, oramai non si accontenta più delle campane tibetane, adesso ci hanno comunicato, questo è un gong, proprio il gong, ergongone, e va bene con la carampana, carampana e gong. Gong, non so se è tibetano o cinese, adesso ce lo diranno gli esperti qui. Detto che adesso darai una capocciata al muro pure, Luca, oltre che sulla carampana e sul gong, dai una capocciata pure al muro, guarda che il muro ha una bella risonanza, ti avvolge, ti avvolge. Forza, forza Luca. Ecco, bong, boom, bong, dong. Sta gongolando in questo momento. Ragazzi, grande Zagami. Ragazzi, questi suoni mi stanno disturbando, mi stanno facendo, insomma, un secondo, ragazzi.
proiettiamoci da qualche altra parte. Voglio sentire la profezia celestiale di Luca Nali. 3, 2, 1, Luca. La profezia. La profezia. La profezia, Luca. Del resto disse che la terza guerra mondiale sarà combattuta nelle menti delle persone. Disse anche tantissime altre cazzate, però questa l'ha presa, o quantomeno l'ha presa, oppure gliel'hanno fatta dire, perché sapete quello che è il processo di normalizzazione. Poi vi spiegherò poi. Ragazzi, come vedete, Luca Nali spianato tutti i giorni da Zagami. Adesso stanno normalizzando il fatto di poter mangiare gli insetti, per esempio. Dovete capirsi. Bene. Quindi nel momento in cui loro sanno che possano farti vivere un inferno... Allora, andiamo da Maurizio Sanna. Andiamo da Maurizio Sanna, vediamo le novità di Maurizio Sanna. State liberi e imparate a riconoscere gli attori del Matrix. Lui adesso vi spiega come riconoscere gli attori di Matrix. Maurizio Sanna, ragazzi, guardatelo un po'. Poi Maurizio Sanna sul suo canale ha le pubblicità. Allora l'hanno messo la monetizzazione. Buongiorno amici. Buongiorno amici. Come va? Battere sorella. Nostro Maurizio. Dopo Natale, bellissimo, a casa, rilassato. Accentrati nella telecamera, Maurizio Sanna. Maurizio Sanna, Morrison, accentrati quando fai i video. Capra, capra! Adesso andiamo a allenarci. Adesso parla di allenamento. Farò un video per tutti voi. Uno per ringraziare tutte quelle persone che fanno dei commenti costruttivi. Sanna, quando arrivi al bicipite più potente a livello mondiale, forse magari ne parliamo. L'avambraccio King, ragazzi. E volevo dare un consiglio, imparate a dare consigli costruttivi, perché solo la conoscenza cambia le persone. E l'altro giorno ho fatto dei video short dove mi allenavo e ho sentito dei commenti meravigliosi. Ciao amore, fai così, chiudi. Ragazzi, dopo anni che gli dico a Maurizio Sanna di allenarsi, dopo anni che gli dico, finalmente si è iscritto in una palestra, ma sempre con l'obiettivo, ragazzi, di fare soldi. Fra qualche giorno, ragazzi, si metterà a vendere prodotti per la bellezza, per il corpo, integratori. Ragazzi, sicuro, perché lui non lo sta facendo perché crede veramente nello sport, lo sta facendo perché più avanti magari uscirà con la Morrison integratori, perché ragazzi, Maurizio Sanna è così. Maurizio Sanna va tentando tutti i progetti fin quando cerca di farne qualcuno buono. Vediamo cosa dice. Palle. Nella vita, per cambiare la vita, ci vogliono persone costruttive. Se la critica, se costruttiva, è fantastica. Maurizio Sanna, le mie critiche sono sempre costruttive. Se avessi seguito i miei consigli, non fossi arrivato a ste stronzate che stai facendo fino ad ora. Anche nei miei corsi dico sempre, il cliente è migliore. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Un'altra pubblicità. E allora, ragazzi, cambiamo personaggio, andiamo da Pappalardo. Pappalardo, come avete visto, Maurizio Sanna già lo conosciamo nei film dei marziani. Andiamo direttamente da Pappalardo, ragazzi. Vediamo che cosa c'è da dire. Gli abitanti del posto, per imporre la religione di Cristo con la forza e con la violenza. Ecco, questi sacerdoti sono sempre i più atroci persecutori, non dimentichiamo la inquisizione che i sacerdoti... Andiamo avanti. Meloni vada portata avanti al più presto e la Meloni la smetta di ondeggiare, tentennare. Ha fatto questa proposta di legge che è stata bocciata nella scorsa legislatura quando comandavano quelli della sinistra. Adesso che lei che governa prenda per cortesia in mano saldamente questa proposta di legge e metta da parte definitivamente uno stanco, un inutile Sergio Mattarella che non è mai riuscito a risolvere i problemi del nostro paese. Mamma mia, la suoneria, ragazzi, non poteva mancare la suoneria del nostro generalissimo Pappalardo. Ma dopo della suoneria, carissimo generale, io non lo volevo sfottere, però dopo che lei mi fa sentire ancora dopo 3 anni che lo rimprovero la suoneria, allora lo devo chiamare Pappardella. Cambiamo ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere. Andiamo dall'altro barbuto, ingegner Negri, che
spera in un futuro da politico. Vediamo il video della piattaforma dell'ingegner Negri sopra la sua auto, Amici, acquisiamo Cabrio, vediamo cosa dice. la consapevolezza di dare uno spazio prioritario alla realizzazione di un nuovo grande partito, un partito Ancora, che ci ancora. difenda, un soggetto politico in cui noi possiamo di nuovo riprenderci questo paese. Questo paese non è più nostro, è in mano ai poteri forti che esercitano il... Poi un altro accentra la telecamera. Negri, la prossima volta la telecamera giratela e accentra l'immagine, il tuo volto al centro della telecamera. tramite un governo fantoccio. Voi avete legittimato un governo che è stato approvato dal precedente premier. Allora ragazzi, andiamo indietro nella piattaforma perché voglio vedere. L'Italia è scelta come paese pilota per la finta Plantem. Ancora ragazzi, dopo 3 anni ancora ci voleva l'ingegner Negri dopo... Poi tutto è cominciato con la... Ancora. Parla sempre delle stesse cose. Auguri di buona rinascita. Vabbè ragazzi, dai, abbiamo capito che... 3 anni, voglio lasciare venire 3 anni, 3 anni, in 3 anni ripeti sempre le stesse cose. Comunque... E credi ancora nella politica? Credi ancora nella politica, Negri? Andiamo avanti con Sandro Torella. Torella che... La nostra Torella che fa spettacoli, spettacoli... spettacoli da bomboniera, ragazzi. Fanculo il PIL, buon Natale quasi a tutti. Il caso del farmaceo riflettere. Lui ora tipo... vuole riflettere. Vediamo questo quello dello spettacolo, perché Torella... sa fare solo spettacolo, sa far sorridere la gente, vediamo. Teatrale, venite a teatro, ma che venite a teatro sembra pure una cosa un po' pornografica. Facciamo il Ma teatro. infatti non è andata a teatro, ragazzi. Togliamo sto personaggio che fa solo ridere i polli. Allora, andiamo da Silver Nervuti che pubblica sempre video, diciamo, interessanti, però poi alla fine, ragazzi, più che interessanti, interessano a lui che fa visite. Detto fra noi col senso di poi, svegliotta covidiotta. Vediamo, non viene mai censurato, non viene mai censurato, come per esempio Torella, come si chiama? Anche Pappalardo stesso non è che viene censurato, ragazzi. Poi, vabbè, anzi Pappalardo viene censurato. Però alla fine, ragazzi, vi dirò chi è, ragazzi, il... Vi farò anche un'analisi per... ogni personaggio dopo e faremo la classifica di chi è il migliore fra questi, i primi 10 ragazzi, 10 saranno esclusi dalla classifica, però poi... Anche noi vogliamo la svegliotta covidiotta. Io regalo la svegliotta al mio amico covidiotta. Ragazzi, vabbè, ha fatto sta cosa, sempre cose, ragazzi, che... Non so, fa cose ragazzi a volte interessanti, a volte ripetute per fare visite a Silver Nervuti, però il problema qual è? Che non viene mai censurato. Questi qua che fino ad ora ho elencato, anzi no, l'ingegner Negri è stato censurato parecchie volte, gli hanno cancellato parecchie volte il canale. Comunque andiamo avanti, detto fra noi, rifatti un giro negli ospedali, ragazzi, a me mi hanno chiuso il canale giusto per fare un video sugli ospedali. L'ultimo video era sugli ospedali vuoti e plaffet, bloccano telesmonto. Qui invece non bloccano. Invece Francesco Carbone ultimamente si sta comportando bene. La lotta di Carbone. Molti mi dicono: ma cosa ne pensi di Carbone? Ma Carbone è un bravo ragazzo. Il problema è che sia Carbone come tutti gli altri cercano di lottare su un governo ingiusto, un governo che andrebbe, ragazzi, raso al suolo. E sia Carbone che tutti questi qui che fino ad ora ho nominato sono solo persone che intrattengono il pubblico, fanno video. Carbone, per esempio, si occupa del modello 45, va sempre nelle procure, parla contro i magistrati, non viene mai censurato, non gli hanno mai chiuso un canale a Carbone e continua a fare video. Ma anche perché, ragazzi, il governo Francesco Carbone non è una persona che è veramente scomoda al sistema. È scomoda qualche magistrato, ma ragazzi, qualche magistrato su... Posso dire 5.000 magistrati, è scomodo, a 30-40 magistrati, ma che cavolo ce ne frega noi dei magistrati. Andiamo avanti,
Andiamo avanti con il video che ha pubblicato Francesco Carbone qui di questo Montanari che si mette a vendere oggetti preziosi, ragazzi, in oro, contro il malocchio. Questo gioiello, questo gioiello in cui c'è Un altro, questa ragazzi, scritta di cui vi pagliaccio, dicevo, un altro questo pagliaccio. quadrato magico e dietro. Ragazzi, tutti, o come ho detto prima, speculano e sfruttano l'onda per i soldi, o come Carbone che, ragazzi, magari forse non lo fa per i soldi, ma Carbone lo fa perché c'ha la moglie avvocato, lui si è messo in testa di fare sta cosa, tipo, sta cercando di fare sta battaglia persa contro i magistrati. Battaglia che, ragazzi, non vincerà mai. Intrattiene il pubblico, i suoi seguaci, facendo ogni tanto e tanto qualche manifestazione davanti alle procure, davanti le sedi delle polizie, eccetera, eccetera. Vabbè. Poi c'è Montanari che invece è un furbacchione e sfrutta sempre facendo soldi. Poi, dopodiché, c'è l'avvocato polacco. Vediamo l'avvocato polacco che fa. Con i cattivi, che sarò cattivo Lui sarà con gli cattivo. assassini, Vediamo giustizia. cattivo con gli Allora. spacciatori di morte, con chi reprime e affama la povera Grazie, gente. virologo, virologo. Vediamo questa qui. Ragazzi, Eccoci. vediamo gli iscritti di Polacco. Perché non so se è il vecchio canale. Ma no, ragazzi, mai censurato Polacco. Polacco pure, mai censurato. Democrazia, per la libertà, ogni minuto Ragazzi, ma questo qui pure una della perdita mia di tempo, pure una perdita di tempo. Carbone l'ha parecchie volte stroncato l'avvocato polacco, ma Carbone, ragazzi, un paio di persone le ha stroncate. Carbone non sarebbe una persona malvagia alla fine. Vedremo nella classifica se lo possiamo posizionare in una buona posizione, Carbone. Allora, sanità, che faccia tosta che avete? Ancora questo qui, ragazzi, polacco. Forse lo eliminiamo direttamente dalla classifica, dal top 10. Dentro la notizia, questo qui che fa sempre clickbait mettendo titoloni, vediamo che notizia ha. Allora, restrizioni imposte col terrore. Jessica Scraggi, ancora ragazzi, parla di notizie, delle restrizioni imposte col terrore. Avete visto, ragazzi? Perché sono notizie che fanno visite. Massima condivisione, Karen Kingston lancia l'allarme. Vediamo questo qui. Hai visto? Attira l'attenzione di cliccare. Scegliete il Parlamento UE. Clamoroso. Lo mettono dappertutto. Titoli, ragazzi. Solo titoli studiati per cliccare. Due fantastici studi. Oltre 3 milioni di persone dimostrano che il raffreddore, mai censurato, questo qui, mai censurato, mai chiuso un canale, ma neanche, ragazzi, bloccato un video dentro la notizia. E allora, come mai? Come mai? Andiamo avanti, Forza del Popolo di Musso, vediamo che notizie ha Forza del Popolo, il canale di Lillo Massimiliano Musso. Spiegazione del principio 1 vale 1, 3 giorni fa. Andiamo a vedere, pieni poteri a Draghi, cosa c'è davvero? Questo è un video di 3 mesi fa. Inno ufficiale, andiamo a vedere l'inno ufficiale, ragazzi, di Massimiliano Musso. Sono curioso di vedere l'inno ufficiale, ragazzi. Il sogno di Musso, diventare, ragazzi, un politico, governare. Canta Nicco Odorico. Ah, vai avanti, dai, vai Si avanti. alzano al cielo e le Ah, ragazzi, avete visto questo qui? Si alzano al cielo le spade. Pure Musso con l'inno nazionale. Tutti i ragazzi che vogliono la Forza del Popolo si poltrona. fonda su un manifesto politico. Legittimità del movimento rivoluzionario. Qual è il punto di equilibrio tra governati e governanti? Cioè, i governanti fino a che punto si possono spingere nel limitare le libertà e avanzare pretese nei confronti dei governati? Il punto di equilibrio sta in un'ottica di spirito di servizio. Qui Ragazzi, andiamo avanti con BioBlu 24. No, ragazzi, BioBlu non mi piace più. 26 dicembre, edizione, il TG.
del 26 dicembre. Quando vedo, ragazzi, sei gratis, ma non penso, non penso. Questo qui, ragazzi, mette tutto a pagamento perché è uno che forse no, vediamo, vediamo. Non è a pagamento. Non sono nostri della redazione o dell'editore, sono nostri nel senso di noi più voi. Siamo una redazione giovane e per tanti di noi l'esistenza di questa emittente ha significato la realizzazione di un sogno. L'avete vista che c'era, ragazzi? La poliziotta, ragazzi, la poliziotta. Rivediamo un attimo il video. Si è bloccato. Piattaforma, naturalmente. Che si blocca, già mi sto innervosendo. Carissimo Messora, cerca di Forse mettere un questa è blame. l'esperienza di vita che porteremo sempre con noi, un bagaglio culturale e umano impossibile da replicare altrove. Anche quando siamo davanti alla telecamera, voi siete sempre con noi, siete nelle centinaia di mail che riceviamo ogni giorno e a cui cerchiamo di rispondere, siete nei commenti. Perché non rispondi a questo video? Rispondi a noi di Telesmondo, che ti abbiamo sempre stroncato, non hai mai risposto, Messora. Che leggiamo sempre, che prendiamo come spunto di crescita. Siete in carne ed ossa con noi negli studi milanesi di BioBlu. È uno dei traguardi che abbiamo raggiunto quest'anno, potervi ospitare proprio nel cuore pulsante della nostra redazione, nel punto esatto da cui entriamo nelle vostre case. Ci avete incontrato, ci avete parlato, abbiamo riso insieme, avete potuto constatare che la nostra è una redazione formato famiglia. Siamo pochi, è vero, ma non ci risparmiamo. Quest'anno abbiamo aggiunto al nostro palinsesto programmi di alto spessore culturale come 1984. Ci avete permesso di volare prima a Parigi per l'International Covid Summit e poi a Baku per il Forum Eurasiatico, lì dove nessun'altra emittente mainstream è andata. Avete visto, Abbiamo cercato. ragazzi? Queste qui sono state censurate da YouTube, ma è tutto, ragazzi, organizzato. Gli chiudono il canale YouTube per poi dargli una super piattaforma, amici. E anche il digitale terrestre ha Messora. E molta probabilità, con molta probabilità, ragazzi, un sacco di soldi ha ricevuto con questa manovra. E come vedete, vanno pure a Parigi e in giro per l'Europa. Perciò il fatto che l'hanno tolto da YouTube a Messora, gli hanno fatto un favore. Di alzare il velo di omertà sui danni da vaccino. Allora, Ci ragazzi, lascia un giurista e un magistrato di spessore. Andiamo avanti, lasciamo perdere BioBlu, non mi piace più. Radio, qui con tutti i vari personaggi che compongono Radio, Alessandro Meluzzi, che c'è, sta sempre come ospite, poi Fusaro, guardate un po', sempre le stesse persone. Guardate, guardate, Fusaro ogni 2 o 3 giorni, Fusaro. Poi chi è questo qui? Meluzzi, Fusaro. Questi personaggi che Zaleski da Biden, missione a prova di missile. Restituisce come visite, vanno, diciamo, discretamente i canali. Poi c'è ogni tanto spunta questo qui, come si chiama? Vediamo il video di questo qui. Questo qui che parla contro il sistema, contro gli La Matrix Illuminati, di europea, Amodeo, la Amodeo. verità dietro i giochi di potere, con Ora, uno, Francesco Amodeo. Amodeo che parla contro il sistema, ragazzi. Una persona che non viene mai censurata, una persona che non ha problemi con il governo, ragazzi, tutti questi qui, tranne qualcuno, sono tutti personaggi studiati a tavolino. Andiamo avanti, lasciamo stare Radio, che non entrerà mai nella top 10. Poi c'è Toscano, come avete visto, che è ingrassato. Per insomma stare un po' insieme, è piacevole È parlare un po'. raddoppiato, ragazzi. Dopo tanto tempo, la settimana scorsa non c'è stato Toscano raddoppio, quindi questa settimana Avete abbiamo visto, modo. ragazzi? Ha detto bene. Toscano raddoppia, ha fatto il programma. Perché raddoppia di peso, Di raddoppia di parlare di peso. tante cose che sono rimaste in sospeso, chiedetemi tutto quello che vi pare. Come sapete, questo spazio è dedicato soprattutto a. Ma quando è che chiude il canale? Invece questi qui, ragazzi, questi personaggi aumentano 226.000 iscritti. Ma non so se il canale era quello di Vox, l'ha trasformato qua a Visione TV, raga, A Visione voi, TV. alle vostre domande, semmai alle vostre perplessità, ai vostri dubbi, alle vostre Ma curiosità, dubbi di cosa? naturalmente Ma sono tu qui per saresti in rispondere grado di ad risolvere i ognuno problemi di. dell'Italia? Ma vai a fanculo, porco cane. Andiamo avanti qui. Gianluigi Paragone, un altro buffone, ragazzi. Un altro toscano, ragazzi, guardate un po', un altro toscano. Sembrano le copie
Paragone, il toscano più secco, perché Paragone è forse magari un po' più magro, magari mangia di meno, fa palestra Carissimi, Paragone. carissimi amici, buonasera a tutti. Ragazzi, guardatelo tutte e Tempo di due. antivigilia, cioè di vigilia, Guardatelo. tempo di lettere, tempo di regali, Sembrano tempo fratelli, di Babbo ragazzi. Natale. Però tra le lettere che non avremmo voluto ricevere c'è la lettera, che mette insieme queste due entità strane, il Ministero della Salute e Agenzia delle Entrate, per bastonare coloro che over 50 non si erano vaccinati e che quindi vanno puniti. Come sapete, il Fa governo. video, cerca di lottare. Aiutiamo questi poveri sfigati. E invece loro stanno lì seduti nel palazzo del potere. Vediamo, andiamo avanti, ragazzi. Togliamo Sara Cunial. Sara Cunial intervistata da Red Ronnie, presidente di Vita. Portare spiritualità in Parlamento, diffondere la bellezza. Che gran buffone, Red Ronnie. Vediamo Red Ronnie cosa fa ultimamente. Col cagnolino. Col cagnolino, vediamo Red Ronnie che fa. Santa Lidegarda, comunica il sogno. Buona domenica, ragazzi, tutti video inutili. Ilaria Arjolas, extra bonus dove racconta. Ma ragazzi, niente. Cunial, in realtà, andiamo a vedere la favola di Sara Cunial. I'm running the new macOS Ventura, but what's this? Ragazzi, la pubblicità pure fare guadagnare soldi a sto buffone. Il grande fiume scorreva placido fra i campi. Cosa vuol dire essere vero? Chiese un giorno il coniglietto al cavallino. Le favole di Sara Cunial e io devo seguire un personaggio del genere, ragazzi. Innanzitutto è ingrassata. Sara Cunial cerca di fare sport, fare palestra invece di parlare di benessere e bellezza perché stai diventando brutta. Cerca di migliorare, pratica sport, fai palestra e finiscila con sto Red Ronnie di fare stronzate. Andiamo avanti. Leonardo Leone, l'ultimo video risale alla regina Elisabetta, poi la politica cambia il pelo, ma non il vizio. Vediamo questo poi di Luigi Scorreggia di Maia Fritta. Ma non il vizio, vediamo cosa La dice. ricerca della verità continua, diverso. Adesso tra poco vedrai delle immagini, per me anche forti, se non ci Ragazzi, ma azzecco. noi la verità la sappiamo fin dall'inizio della Plandems, quando siamo arrivati a stroncati, abbiamo stroncato tutti, già sapevamo le verità, e questo qui ancora ricerca la verità. Ma porco del diavolo, ma finiscila, Leonardo. Perché queste immagini che vedrai tra poco trattano bugie, ciò che a me dà più fastidio al mondo e fa stare più male, dopo ovviamente le prepotenze. Leonardo, lasciati la barba, per favore. le ingiustizie in generale, ma Veramente, la non si può bugia è una guardare, delle Leonardo, grandi non si può guardare. forme di ingiustizia e di prepotenza nei confronti delle persone. Vediamo. Tra poco vedrai quindi le immagini Tra di un poco. politico che Andiamo per avanti, andiamo 15 avanti. anni ci ha preso in giro, Andiamo mentendo, avanti. mentendo, mentendo, Lo in porto io giro avanti. gli italiani e continuano a farlo. Ci sono state delle persone che hanno lavorato bene in questi anni in quel partito, non ho mai detto che erano tutti uguali. Vabbè, Volete essere sappiamo. ricordati nella Vabbè, dai, non lo metto il storia. video, che sappiamo Lega come si chiude. funziona. Ragazzi, come funziona? Noi l'abbiamo detto fin dagli inizi, ragazzi, fin dagli inizi. Io avevo detto che Luigi Di Maio, l'ho raccontato un sacco di volte, era un buffone e tutto il Movimento 5 Balle erano dei buffoni. Vediamo Lambrusco che adesso parla di bodybuilding. Confronto Ronnie Coleman nei primi tre Mister Olympia. Allora, raga, Lambrenedetto, ma finiscila. Poi guardate i titoli di Lambrenedetto. Non clicco in nessun video perché, ragazzi, mi fa solo ridere Lambrenedetto. Era meglio una volta. Noi youtuber di una volta eravamo più genuini. Ma youtuber, ma che cosa è genuino di cosa? Che tu sei rimasto genuino e sei rimasto, ragazzi, a livelli dei tombini. Video messaggio importante. Ogni 2-3 giorni c'hai i video importanti, messaggi, così la gente clicca. Perché non va visite. Non va visite, 1000 visite, 5000 visite. Trading online, 1000 visite, ancora parla di trading. Ma chiedi scusa tu, chiedi scusa e chiudi il canale, Lambrusco. Siamo al punto di non ritorno, attenzione, così no. Tutti i video, ragazzi, clickbait e nonostante ciò non va visite, non va visite.
alla presa in Germania, parla della Coppa Argentina Campione, senza parole, ragazzi, tutti i titoli, e c'ha quei 6.000 sfigati che tutti i giorni lo seguono, ma avrà 6.000 visite al giorno, ragazzi, il canale, non più di queste 6.000. Avete visto la media di 6.000? Avrà un 6.000 persone al giorno che vedono i video, stop, con 240.000 iscritti. Andiamo avanti. Vediamo che c'è qui Garage Radio, il Greg che ha ricreato un nuovo canale, ragazzi, il Greg veramente è l'unico che fra tutti è stato veramente super censurato, uno degli unici veramente che ha stroncato parecchie persone e parla di auto, però sempre aggancia la politica, ha sempre il vizio, ragazzi. Roberto Parodi, vediamo questo ultimo video. Buongiorno ragazzi, benvenuti qua sempre sulla vostra piattaforma preferita YouShit. Però ragazzi, simpatico di Greg, quando fa questi video mi fa ridere. Giorni di divertimento, magnate e amici, vi ho girato un bel video che ovviamente è su TheGarage.media. Ragazzi, il Greg ha aperto la piattaforma a pagamento TheGarage.media, dove parla di auto in quella piattaforma, ed è una piattaforma indipendente, con diciamo non si appoggia a YouTube, e amici, lui cerca di portare le persone in quella piattaforma perché naturalmente per vedere i video non c'è nessun video gratis, devi abbonarti, ma lì non lo critichiamo, amici, lì sta facendo un lavoro e naturalmente tutti i lavori devono essere ricompensati. Alla fine è un lavoro che parla di auto nella sua piattaforma. Amici, ma uno come Morrison che pretende di essere pagato nella sua piattaforma, cioè dove tu vedi che promuove il nulla, lì no, amici, lì no. Non solo promuove il nulla, promuove ultimamente il trading che è qualcosa di nocivo, ma almeno il Greg ha il suo mestiere, ha la sua dote che è un costruttore di automobili. Il Greg, amici, nella classifica lo andremo a mettere in una buona posizione. Fra un po', stiamo per finire con tutti i vari personaggi, andremo a fare la classifica totale. Poi Nicola Franzoni, che è uscito, ragazzi, colui che aveva fatto l'assalto alla CGIL di Roma, è uscito. Andiamo a leggere un po' l'articolo. Dopo 7 mesi di detenzione, il leader Novax può di nuovo uscire di casa. Il processo però continua, i PM lo accusano di aver istigato i manifestanti. Quanta pubblicità, ragazzi, quanta pubblicità di questi giornalasti. Vabbè, ragazzi, è uscito, stop, andiamo avanti. Vogliono pure l'abbonamento questi qui del giornale. Stefano Puzzer, un personaggio, ragazzi, che non sa neanche parlare italiano, non ha né forma, non ha, ragazzi, carattere, prende adesso, si fa anche il movimento politico. Ma porca del diavolo, ma solo in Italia si possono vedere ste buffonate. Guardate qua, ha fatto il movimento politico, il movimento Stefano Puzzer. Uno che è spuntato dal nulla, da Trieste, ha fatto il movimento politico. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando, guardate i punti fondamentali. No obbligo vaccinale, no Green Pass, libertà di pensiero, ma... Ragazzi, non ne posso più. Luca Nali, vabbè, l'abbiamo stroncato già all'inizio con Zagame. Vediamo se Zagame ha finito la diretta. Paradiso, ti danno tutta una serie di informazioni. Qua tiene anche una bella vigilia. E qui con l'amico Lorenzo, che è il proprietario di questo splendido posto che si chiama Spaghetti Western. Anche lui uno zagamiano. Ha finito, ragazzi, ha finito. Zagame ha finito perché ho scritto nella chat. Allora, andiamo a vedere gli ultimi film dei marziani. Io penso che i marziani, amici, prenderanno questo video, ma anzi proporrò a Zagame di caricare questa intera puntata sul suo canale, la top 10 dei gatekeeper, magari il titolo, vediamo. Adesso andremo a fare questa top 10 di questi personaggi che parlano contro il sistema, e vediamo, dai ragazzi. Vabbè, Zagame lo mettiamo per primo come Talismundo, ragazzi, noi ci escludiamo della classifica, lo escludo a Zagame dalla classifica, però andremo a vedere fra tutti questi
vi sono i primi 10. Andremo a inserire Morrison. Ma dai ragazzi, Morrison lo inseriamo al decimo posto. Al decimo posto inseriamo a Maurizio Sanna. Maurizio, anzi, dovresti ringraziarmi che ti ho messo, anche perché poi ci fai sorridere, sei un genio dei nuovi progetti, poi ti sei avvicinato alla palestra, ragazzi, ti voglio premiare. Poi Pappalardo, ragazzi, al nono posto no, al nono posto no, al nono posto no, al nono posto andiamo a mettere, ragazzi, l'ingegner Negri, mettiamo Torella, no, escluso totale, l'ingegner Negri, ragazzi, nuovo nono posto per l'ingegner Negri. Poi vediamo chi c'è qui. Silver Nervuti magari lo mettiamo nelle prime posizioni. Poi ottavo posto Francesco Carbone, no, Francesco Carbone no. Ottavo posto andiamo a mettere l'avvocato polacco, no. Ottavo posto andiamo a mettere, ragazzi, dentro la notizia no, questo qui è escluso totale. Ottavo posto per Musso, dai, Musso mi sta simpatico, Musso alla fine intrattiene la gente, cerca di fare un movimento, ha fatto pure l'inno nazionale, lo premiamo, dai. Bio Blu 24 esclusa, è un buffone messo ora, poi questo qui pure, qua, Radio Radio esclusa pure. Settimo posto per Toscano escluso, settimo posto per questo qui impossibile, settimo posto per impossibile, Red Ronnie impossibile, settimo posto per ma Leonardo Leone, diciamo che mi sta anche simpatico. Settimo posto per Leonardo Leone, dai, ce lo mettiamo. Settimo posto, sesto posto per Lambrusco. Sesto posto per Lambrusco. Terzo. Che Stefano Puzzer, ragazzi, brutale. Ma sesto posto per Lambrusco. E poi che mettiamo? Sto confondendo, ragazzi. È rimasto il Nervuti. Lo mettiamo quinto. Nervuti quinto. Ragazzi, lo devo preparare prima, però. Nervuti per quinto. E poi mettiamo a quarto al Greg. Quarto il Greg. E terzo mettiamo a Francesco Carbone. Terzo Francesco Carbone. Secondo e primo, ragazzi. Ci sono io e Zagami, naturalmente. Perciò, alla fine, dai, abbiamo dato premio a Carbone. Diciamo che Carbone è come se fosse primo, come se fosse primo. Carbone primo, secondo il Greg. Allora, ragazzi, questa è la nostra visione di questi qui. Abbiamo fatto, diciamo, una classifica improvvisata così. No, improvvisata. Non mi sono messo a... L'ho fatta ora al volo, adesso stesso. E poi, ragazzi, abbiamo fatto sta raccolta delle news di questi personaggi qui. Ogni tanto noi facciamo la raccolta di news di tutti questi vari personaggi che intrattengono il popolo italiano e fanno, diciamo, la controinformazione, tra parentesi. Allora, chiudiamo, un saluto. E qui dal TG Smunto è tutto. Allenatevi, ragazzi, allenatevi. Arrivederci.